Bentrovati con TG Architettura. Non è stata ancora realizzata, ma se ne parla, lo stiamo facendo anche noi. È Moventus, il residence ultralusso firmato dall'architetto Todd Theodore Fix, dello studio Fix and Architecture Design, nato osservando il movimento del vento e il comportamento delle barche. Questo progetto si distingue per il design puro e totalmente bianco, in stile Le Corbusier per capirci, e per l'autosufficienza energetica. L'edificio ha un involucro retrattile, luminosissimo e aerodinamico. Moventus avrà una copertura verde e una piscina panoramica sul tetto. Per realizzarla sono stati stimati 8 milioni di dollari di spesa, non poco. Gli architetti italiani stanno vivendo un momento difficile e tormentato. Sono tantissimi, oltre 150.000, molti più che in Germania, dove sono 100.000, 5 volte gli architetti francesi e inglesi, che si fermano a 30.000. Da noi ogni 1.000 abitanti ci sono 2,5 architetti. In 20 anni il loro numero è quasi raddoppiato, ma il trend è destinato a invertirsi, perché negli ultimi 6 anni l'iscrizione ai corsi universitari di architettura è crollata con un pesante meno 45%. I dati arrivano dal CRESME e sono dovuti soprattutto alle mancate iscrizioni all'università, al fatto che c'è poco mercato e poca progettazione. A più di 7 anni dalla scelta di affidare a David Chipperfield l'ideazione di un nucleo aggiuntivo di gallerie espositive e attrezzature, i responsabili del St. Louis Art Museum hanno potuto programmare l'apertura al pubblico del nuovo edificio est, che sarà inaugurato a giugno. L'espansione del museo, avviata nel 2007, prevedeva di aumentare del 30% la superficie espositiva esistente, ma si è arenata nel 2008 per effetto della recessione. I lavori sono poi ricominciati nel 2010 con un budget di circa 160 milioni di dollari e possono dirsi conclusi. In Gabon, Africa centrale, precisamente a Libreville, sorge una cappella commemorativa costruita per ospitare le spoglie di Madame Chambrier, moglie dell'ex primo ministro del Gabon. Per la realizzazione l'ex ministro ha scelto uno studio italiano, monzese, Fat Maison, che ha costruito il progetto attorno al tema della rinascita, curando con sensibilità il rapporto tra l'architettura e il contesto naturale, come potete vedere dalle immagini.